Sì, Presidente, la ringrazio. Questa mattina c'è stata una mobilitazione importante a Montecitorio davanti alla Camera dei Deputati con tantissimi rappresentanti degli agricoltori del nostro Paese, a cui hanno aderito tantissimi sindaci che sono giunti da ogni parte d'Italia, presidenti di regione, assessori regionali e tanti altri, per segnalare per l'ennesima volta un tema, un argomento che io stesso, ma anche altri, ho già segnalato all'attenzione dell'Aula, che è collegato al problema della presenza eccessiva degli animali selvatici nel nostro Paese e più specificatamente ai danni che la fauna selvatica arreca al mondo agricolo, ma non soltanto al mondo agricolo. Sono stati ricordati questa mattina, e credo che debbano essere ricordati anche in quest'Aula, solo per gli ultimi mesi i 13 morti che ci sono stati nel nostro Paese a causa della presenza della fauna selvatica nelle strade. Però alcuni ambienti, anche di quest'Aula e delle commissioni, rimangono sordi. Non siamo riusciti a portare all'attenzione nel modo giusto il necessario intervento per affrontare questo problema. E siamo arrivati alla mobilitazione davanti alla Camera dei Deputati. E siamo arrivati ormai al limite, perché gli agricoltori italiani non ne possono più di veder vanificato il lavoro che fanno, non ne possono più gli allevatori italiani di veder sparire i loro capi di bestiame perché ci sono altri animali che sono più tutelati degli animali che loro allevano e che poi finiscono a essere anche una parte consistente, molto consistente, dell'economia del nostro Paese. Il richiamo che è stato lanciato questa mattina da Coldiretti credo che debba essere riportato in modo forte all'attenzione dell'Aula nei prossimi giorni, perché l'urgenza ormai indifferibile e la necessità, ormai l'obbligo di intervenire su questo tema richiede anche un'attenzione e un intervento proprio nella fase della legge di bilancio, così come è stato proposto dalle associazioni. O ci mettiamo a affrontare tutti quanti insieme in modo trasversale questo tipo di problema, altrimenti andando avanti così credo che nel nostro Paese purtroppo andremo verso sempre di più uno stato di degrado, ma ancora di più uno stato che questa politica dà di segnale, come segnale di oltraggio rispetto a chi oggi lavora nei campi e chiede di modificare una norma che è del 1992, fatta quando la presenza degli animali selvatici nel nostro Paese e l'ambiente era molto diverso rispetto ad oggi. Deve essere aggiornata questa norma del 1992, adeguata al controllo faunistico nel modo giusto e adeguata soprattutto al rispetto di chi percorre le strade e le stradine in questo Paese e dei nostri agricoltori.